di oggi. La prima parte è stata dei meriti, questa seconda parte riguarda i demeriti. Ma insomma, i demeriti, tanto per essere chiari, sono soltanto quei punti critici che noi vediamo perché vogliamo no? Migliorare questo nostro territorio con le nostre osservazioni critiche. Massimiliano Scuderi è stato presidente di una società di calcio e anche ospite in questi tempi di una emittente siciliana importante, è diventato ospite, no? Quasi quindi, fisso, diciamo. Quindi noi ti ringraziamo per essere qui con noi, sei fisso lì, no. E noi siamo in questo momento, allora, no, vieni. Diciamo che ho avuto l'opportunità di far conoscere la realtà augustana, critica per quanto riguarda lo sport e gli impianti sportivi a livello regionale. Ecco, soprattutto hai messo in evidenza ciò che abbiamo anche più volte rimarcato in questa trasmissione, in altre trasmissioni, in altri momenti, cioè il problema del campo sportivo, il cosiddetto campo Fontana, giusto? Guarda. Che in questo momento è inutilizzato da anni, è coperto da polvere di pirite perché è inquinato, fortemente inquinato, è recintato alla bella e media, cioè sono così, una recinzione di rabberciata, cioè no? Ormai addirittura fatiscente. Sì, noi possiamo benissimo entrare lì dentro senza problemi, anche se c'è una rete che hanno dovuto mettere. No, adesso però è stato sigillato. Ancora, sì, qualche mese fa è stato sigillato, adesso non si può più accedere. Assolutamente non si può accedere più, non si può accedere. Diciamo che sono state messe in qualche modo. Dei sigilli sono intervenuti. Perché in definitiva noi abbiamo questo cosiddetto campo sportivo che qualcuno chiamava stadio, ma era in proprietà di linguaggio assoluta, in proprietà di linguaggio, non sanno nemmeno forse che vuol dire stadio, perché lì stadio deriva dal greco, sono alcune misure ben precise, no? È assolutamente indegno chiamare stadio un campo sportivo che era senza luci, perché l'abbiamo ricordato più volte, Massimo, se andiamo a Licodia Eubea, che è in provincia di Catania, ai limiti della provincia di Ragusa, una volta sono capitato lì per sbaglio, ho detto ma dove siamo? Sembrava di essere a Ragusa invece di andare a Catania. Aveva un campo sportivo le luci, ma questo 8-10 anni fa. Ma Licodia Eubea, tra l'altro, però anzi ancora il terreno in terra battuta, ma ci sono realtà, come dicevamo l'altra volta nel promo che abbiamo fatto, realtà le quali noi definivamo quasi realtà contadine, realtà insomma arretrate rispetto alla nostra, che credevamo sviluppare, come facendo dei nomi, questo ti posso dire Scordia, Palazzolo. Sì. Paesini dell'interno che hanno il campo in erba sintetica, quindi di ultima generazione, più i fari, la tribuna coperta, cose che ad Augusta abbiamo solo sognato. Qualsiasi amministrazione sia stata al governo. No, perché guarda, io ieri proprio per gioco andavo a controllare, tu sai che io ho collaborato con vari giornali, quindi riviste, per la Retuseo tempo fa, quindi è lontano 92, più di 20 anni fa, e andavo a leggere gli articoli che facevo i pezzi, cioè parlavo degli impianti sportivi assenti nel 92, sì. Siamo arrivati nel 2014 e quel poco che c'era allora non c'è neanche più, quindi siamo all'anno sotto zero, e qui, scusami se oggi sarò un po' duro, ma la gente si vuole svegliare, ci vogliamo svegliare o no? Tutti, le associazioni, i cittadini, perché ora addirittura abbiamo saputo che al Palaionio sono stati messi i lettini per gli extracomunitari che sono arrivati e neanche più il Palaionio è accessibile. Abbiamo più nessuna struttura sportiva, ma ci debbano dire qualcuno che cosa dobbiamo fare per i nostri figli, non dico ormai per noi, ce ne andiamo, evacuiamo la città, ma lo devono dire, però qualcuno ce lo deve dire, perché non è possibile nel 2014 vivere in queste condizioni. Questo è un argomento, ecco, che tu hai toccato, che dovremmo toccare fra un po', secondo me, perché in effetti il Palaionio non basta più. Adesso c'è già chi sta pensando a utilizzare l'ex orfanotrofio Parisi Zuppello per accogliere questi migranti minori. Perché sempre le strutture sportive devono essere penalizzate? Io non ho giustamente gente che ha bisogno, però perché penalizzare una città che già... Cioè, io veramente invito le altre associazioni, mi sto facendo promotore di un'iniziativa, mi possono anche denunciare, fare un bel cartello ad Augusta dove scrivere benvenuti ad Augusta, città senza sport.
Vabbè, se le altre associazioni mi vogliono, dare una mano, non mi denuncio, non lo so, non occupiamo il suolo pubblico perché non avevamo nessuna autorizzazione, mettiamo lì un bel cartello, città dei tumori e senza sport. Ti posso se dare qualcuno un consiglio, ci vuole aiutare, vuoi finire sui giornali? No, e lì verranno le Iene, allora tutti fai una cosa, mettiti qua, sai, fai un bel cartello e fai l'uomo sandwich. L'uomo sandwich ci metti, città, benvenuti alla Russia, città. Dei tumori. Ma dobbiamo fare un cartello all'entrata, perché la gente che entra lo deve capire, deve vedere, fin quando arriveranno le televisioni nazionali, che non si sa mai perché non vengono, e lì c'è un altro discorso da fare. Vabbè. Ci vogliono delle cose che possono suscitare clamore. Per esempio, se un giudice, un povero giudice di Siracusa, volesse prendere in seria considerazione la denuncia che ha fatto Marco Patti. Però adesso, a parte le battute, ha fatto una denuncia serissima riguardo alle strade, ma soprattutto c'è una strada che da Siracusa porta ad Augusta. È una Siracusa Augusta, passa in mezzo alle industrie, giusto? Sì. Ed è gravissima la situazione. Diciamo che, allora, noi siamo qui per dare voce, diciamo, ai demeriti della nostra cittadina. E poi, come ha detto lei, non imputabili a nessuna amministrazione in particolare, ma diciamo che è una situazione che si vive già da alcuni decenni. Potremmo dire imputabile a tutti. Imputabile a tutti e anche a noi cittadini che siamo, che esprimiamo le nostre preferenze quando poi mettiamo i nostri amministratori a governarci. Ma la mia esce un po' fuori dal circondario, diciamo, cittadino, perché io, essendo un lavoratore della zona industriale, che tutti i giorni mi accingo ad andare al lavoro, praticamente mi sono reso conto che la strada che percorrevo con l'automezzo era in condizioni alquanto, voglio dire, precarie. Ma vogliamo dire con precisione qual è? Dovremmo avere le immagini, non so se riusciamo, non riusciamo magari in questo momento. Però in effetti è quella strada che dalla raffineria, adesso per fare un nome e un cognome, poi porta a imboccare lo svincolo per Augusta. Sì, perfetto. Giusto? Diciamo che la vecchia strada che prima di costruire l'autostrada era la vecchia strada Siracusa-Augusta. Era un pezzo di collegamento, Dove mi pare, prima di arrivare lì, è successo un incidente mortale a Greco. Perfetto. La strada che in peggiori condizioni, diciamo il tratto di strada che è in peggiori condizioni, è quello che va proprio dal confine nord della raffineria della Esso fino all'immissione di questo svincolo nella strada che poi porta ad Augusta, diciamo nella SS 193. In questo tratto di strada praticamente c'è un po' di tutto. È sconnessa. Allora, ci sono degli avvallamenti per il cedimento del piano stradale. Praticamente vicino alla zona del confine dell'Esso c'è il muro di contenimento che è ceduto, e proprio lì è accaduto l'incidente mortale del nostro concittadino Greco. E lì hanno realizzato un muro di contenimento, una strettoia che doveva essere provvisoria. Provvisoria invece da vent'anni. È da vent'anni che è rimasta così, e anzi dobbiamo meravigliarci. No, in Italia pare che valga quel detto che ciò che è provvisorio diventa definitivo, sì. E col tempo, con gli agenti atmosferici, quindi con le piogge, con il vento e con lo smottamento del terreno, perché siamo in una zona che, ahimè, è a rischio sismico, anche le piccole scosse telluriche danno il piccolo contributo, e quindi questo muro sta proprio quasi occupando la mezza carreggiata. Un'altra cosa aggravante è che nell'ultimo periodo si è proprio aperta una ferita, perché proprio è una ferita, prima dello svincolo di punta, subito dopo lo svincolo che porta a Punta Pugno, l'abbiamo visto, dove praticamente l'asfalto è ceduto, perché come se fosse proprio una ferita, un taglio con un coltello, e c'è un grosso avvallamento, e si sono limitati solo a mettere una cartellonistica di limitazione di velocità intorno ai 40 km/h. Lì si salta con la macchina, quando piove, molto attenti.
Ma anche il tratto comunque che va poi fino ad arrivare all'imbocco della, dell'ISAB Nord, diciamo. No, questo è un po' più di strada. Diciamo che il tratto di strada è tutto in pessime condizioni, perché il mando stradale ci mancano degli appezzamenti, la vegetazione praticamente ha coperto tutti o quasi tutti i cartelli stradali. A volte non si vedono. E a volte ha invaso anche la carreggiata. Sì, se uno dovesse venire da fuori, chiedo scusa, non saprebbe, come del resto, consentitemi una parentesi, quando noi arriviamo da Augusta, venendo da Catania o da Siracusa, venendo da Catania, dove c'è il distributore, di, per fare un nome, di cosiddetto calabrese, lì se poi andate, sono le frecce, sì, ma non c'è luce, di sera è tutto al buio, è normale questo? Io ma non domando, è normale nulla. Mi domando... Se questo sia normale, in un paese normale... Ma non è neanche normale che abbiamo il porto commerciale famosissimo e tu l'hai visto come è indicato il porto commerciale. Io questo è 20 anni che è così, 20 anni nessuno si è accorto che c'è una tabella microscopica che appena cresce la siepe che c'è sotto non si vede più. E io dico, un autista di un tir che deve andare al porto commerciale, cosa fa? Arriva ad Augusta perché non vede la tabella della rampa oppure frena all'ultimo momento. E noi, cioè, questa è la promozione del territorio, e nascondere i segnali stradali, come dice lei, quel tratto di strada addirittura ha la vegetazione che almeno per 3 metri invade, non si vede la curva, non si può fare. Io, diciamo, cioè, siamo a livello proprio... Diciamo che mi sono sentito di fare questo esposto alla Procura della Repubblica. Ecco, questo quanti mesi ha? Diversi mesi ormai? Sì, già è da almeno 4 mesi che ho inviato le raccomandate, ho ricevuto anche le ricevute di ritorno, quindi è sicuro che sono arrivato a destinazione. E comunque, come dicevo all'inizio, ma è un esposto denuncio o semplicemente un esposto? È un esposto che... perché c'è una differenza sostanziale da questo punto di vista. L'esposto lo possono leggere, lo mettono lì. La denuncia querela o la denuncia un po' più precisa la possono prendere in considerazione, anche se poi mettono sotto magari una bella pila di pratiche, poi bisogna vedere chi la tira fuori, chi decide, perché anche lì c'è una discrezionalità anche. L'esposto è, diciamo, una lamentela, però siccome ho descritto i particolari che, e come dicevo all'inizio, questo mio esposto è nato dal fatto che, passando tutti i giorni da questa strada, mi sono reso conto che se nessuno prende in mano la situazione, nel senso che dà voce ai cittadini, l'ho fatto come cittadino singolo, ma riportando anche nella descrizione che mi faccio portavoce delle lamentele di tanta gente che ho ascoltato che dice tutte le stesse cose. Ma intanto, chi è il proprietario di questo tratto di strada? È provinciale. Dovrebbe essere la provincia, la quale è commissariata ormai da diversi mesi. Ma è sempre stato così questo tratto di strada? Sì, però da 20 anni l'abbiamo detto. Quindi la responsabilità è innanzitutto degli amministratori provinciali. Sì, innanzitutto. E quindi, poi c'è un problema però di protezione civile. Perché ho inviato anche e dovrebbe in qualche modo perlomeno rispondere. Il prefetto di Siracusa ha risposto, perlomeno nessuno ha risposto. E quindi, come dicevo, siccome non voglio avere sulla coscienza, perché è un altissimo potenziale, cioè in questa strada c'è un altissimo potenziale di incidente. Ma incidente non solo dovuto... potenziale di incidenti o avvengono incidenti? No, ad oggi non ne sono avvenuti grossi incidenti. Almeno male. Ma per uno che ci passa capisce che il potenziale... Io mi ricordo, a memoria mia, almeno sono morti 3 o 4 concittadini nostri in quel tratto di strada lì. Non ci dimentichiamo l'incidente del 90 nella curva, quella di Megara Iblea, quando il povero... No, greco, parlo del 90, ancora prima, quando il povero Di Mare, che poi rimase come un vegetale, morto qualche anno fa. Ti dico, sì, io ero presente perché arrivai molto dopo. Lì 2 concittadini si scontrarono fra di loro, morì una ragazza e poi... Bisogna essere responsabilità in loro oppure del mando stradale. Però è un tratto molto pericoloso. Sì, è pericoloso, come sono anche altri tratti pericolosi. Cioè, ma se dovesse crollare definitivamente quel costone dove c'è stato... La strada viene chiusa. Cioè, viene chiusa e quindi ci faranno fare un giro oppure interverranno finalmente? Ma voi andate in Via Reno, qui nell'isola di Augusta, al centro storico, in Via Reno. Siamo andati, abbiamo fatto anche un servizio, un video tempo fa, 3 mesi fa, e lì la situazione è anche là, una situazione di rischio, certamente un rischio potenziale. In ogni caso... Non parlare del Rivellino.
cioè quelle, vabbè, ma comunque, le mareggiate, se vabbè, bisogna se ci allarghiamo, voglio dire, a 360 gradi ci sono delle cose da migliorare, o addirittura se non siamo all'anno zero siamo all'anno 1 o 2. Beh, e comunque, Massimiliano, vedete, siamo sotto zero. In effetti, ritornando al discorso di prima, io mi domando, ma che senso ha mantenere quella ex campo sportivo, ormai ex inquinato e quindi inutilizzabile? Perché bonificare costerebbe moltissimo, giusto? Perlomeno se uno volesse costruire un altro campo, ha senso lì, quando ormai è intensamente urbanizzata quell'area, converrebbe bonificare, ma per fare una piazza almeno, piantando alberi, verde, attrezzato, fare una piazza. Non si capisce come mai una zona centrale di Augusto ormai frequentata, certo, se è contaminata, se è pericolosa, e ripeto, adesso è stato sigillato, sempre apparentemente perché si potrebbe scavalcare, comunque prima i cancelli erano aperti, dove si mettono i famosi camicini dei panini, lì qualsiasi bambino poteva entrare, adesso non più, ma prima erano aperti. Quindi questo pericolo, che hanno chiuso il campo dopo 40 anni che si giocava, se realmente c'era questo pericolo, come mai non è stato sigillato il campo? Prima, secondo, perché la bonifica che doveva essere del Ministero dell'Ambiente non è partita, c'era il ministro Prestigiacomo, un ministro siracusano all'epoca dei fatti nel 2005, perché non è partita la bonifica? Perché a Priolo sono stati bonificati i due campi, chiusi a catena dopo quello di Augusta, chiusi dopo quello di Augusta? Quello di San Focale è stato bonificato, ci sono andato con mio figlio, si gioca lì. Come mai qui non è partito? Bisognerebbe andare a indagare perché il campo di Augusta non è stato sovvenzionato per la bonifica. Perché? Vabbè, perché l'allora sindaco, un'altra domanda ti faccio, disse: io per bonificare questo campo è meglio ne facciamo, per il costo che ci vuole, ne facciamo 3 nuovi. L'allora sindaco era Massimo Garrone. Ma i soldi non li doveva mettere l'amministrazione, i soldi erano del Ministero dell'Ambiente. Perché non si è battuto e far arrivare i soldi dal Ministero dell'Ambiente, non dal Comune di Augusta? Beh, bisognerebbe chiederlo a lui, ma in questo momento non lo possiamo beccare. Non so se la regia riesce a fare un contatto straordinario, lo chiamiamo, lo evochiamo. Massimo Garruba, se ci sei, fatti vivo. In realtà Massimo Garruba l'ho provocato diverse volte, personalmente, su varie testate, non si è mai degnato di rispondere. Per esempio, l'ho provocato per quanto riguarda il problema, un altro problema serio, dei 12 milioni di debiti che abbiamo, 12 milioni di euro, corrisponderebbero a 24 miliardi di lire, a causa della sua amministrazione, o perlomeno a causa del fatto che lui non ha disdetto il contratto con la San Giorgio, non appena si è accorto che la San Giorgio non versava i soldi al comune. Di quanto tempo hai avuto bisogno per far arrivare il debito a 12 milioni di euro, per disdire il contratto? Prima domanda. Seconda domanda: come mai affidi a una ditta privata di Caserta, e Caserta a una certa nomea? Lasciamo stare, no? Con tutto rispetto per la reggia di Caserta, ma voglio dire, i casertani e così via, no? Come i rentinesi, hanno una certa fama. Giusto? Come mai lui affida l'appalto di riscossione dei tributi a una ditta privata di Caserta che prende l'aggio del 30% sui tributi che noi versiamo al comune, dopo aver avuto l'esperienza fraudolenta della San Giorgio, che ha appunto tenuto i 12 milioni? Come mai? Terza domanda. Lui ha dichiarato pubblicamente, attenzione, io non sto dicendo niente di segreto, che i tabulati dei contribuenti erano spariti, per cui, con la ditta San Giorgio, per cui era necessario dare in affidamento privato a questa ditta l'appalto della riscossione, che la ditta avrebbe ripristinato questi tabulati. Come si spiega un mese dopo, da settembre a ottobre, questa ditta ha ritrovato i tabulati? Un mese dopo. Difatti, lo diciamo così per onestà, per dovere di cronaca, c'è stato un Francesco Ruggero che anche lui ha detto: c'è stato il miracolo un mese dopo. E questa è la situazione. Queste cose dobbiamo dire, dobbiamo riconoscere. Lui non risponderà né ora né mai, non ha risposto prima, non risponde né ora né mai. Un'altra domanda, vediamo cosa ne dite voi, cosa ne dicono gli ascoltatori se intervengono. Ma l'ex piscina, perché tale è ormai anche quella, è stata anche quella visitata dai rumeni o comunque da gente disperata che ha bisogno di un tetto, perché non viene buttata a terra?
Pare che finalmente abbiamo trovato i fondi per smantellare. L'hanno detto, ma non ti sto dicendo. Parlo con Marco Patti, forse lui. Tu sei uno sportivo. Sei uno sportivo, vediamo, forse io ne sa perché assai noi, un esagio. Per mettere due cariche di tritolo ci vuole assai. E poi dopo. Ma stiamo scherzando, ma veramente lo diciamo. E anche quella è un'area in cui c'è stata gente che è morta per vari incidenti, perché non si capisce bene lì qual è il divieto, non si capisce bene, onestamente, se siamo onesti, no, non si capisce bene. Diciamo che c'è... Non si capisce bene, chi viene e chi non sa. In 50 metri no. C'è un serpentone, infatti, deviare la piscina, infatti, che è, una struttura ormai... Ormai inutile, via di fuga, benissimo. E si innesca un altro discorso. Allora, questa commissione governativa che è stata messa qui già da aprile, signori, da aprile, a proposito di risposte, caro Marco Patti, io ho mandato una lettera alla commissione in aprile, un mese dopo il suo insediamento, non ho mai avuto risposta per una questione che è infinitesimamente inferiore a questa. Basterebbe dire, io ho chiesto anche un'udienza, perché esiste il diritto di udienza. Dopo 7 mesi, questi 8 mesi sono passati, acqua fresca. E poi si parla di rispetto della legalità. Rispetto della legalità. Ma tu devi rispettare anche queste piccole cose, se è vero. Devi cominciare così. Proprio ieri parlavamo di noi italiani, si parlava. Siamo abituati a dare il voto per una manciata di lenticchie, un piatto di lenticchie, 50 euro. Se noi non cambiamo questa mentalità, non riusciremo mai a essere come altri paesi europei. Sempre diciamo, si sono cominciate le cose piccole. E allora poi non mi dite che sono commissari governativi in senso stretto, perché ho l'impressione che stiano facendo politica. Perché poi politica non significa soltanto, attenzione anche là, quando c'è gente che dice i movimenti civici, ma i movimenti civici non si chiamano partiti perché? Perché i partiti fanno schifo, ma partito vuol dire parte. Attenzione, deriva dalla parola parte. Cioè io sono parte di qualcosa. E il movimento cos'è il movimento? Non so se mi sto spiegando, io potrei chiamarlo partito per Augusta. Qual è il problema? Solo che non c'è più l'ideologia cosiddetta, l'ideologia di destra, di sinistra, eccetera. Questo tutto lì, perché non dobbiamo chiamarlo? Una volta ad Augusta c'erano anche i partiti di liste civiche, mi erano chiamati il partito della barca a vela, si chiamava, anni fa. Voi siete più giovani di me, non vi ricordate niente. Voglio dire, io ero bambino, ero c'era il partito della barca a vela. Per darmi l'idea, voglio dire, chiamare i movimenti, chiamare i partiti, purché si faccia il bene della collettività. Ma non è che stanno facendo politica come dici tu, questa non è politica. Mi sa che si sta politica nel senso sono chiusi, ermeticamente. Chiusi, ma anche questo è fare politica. Scusa, cioè, se vuoi la politica dell'ignavia, se vuoi la politica che Dante condanna. Nel girone. Se parliamo di sport, lo dicano cosa si deve fare per lo sport, per gli impianti sportivi, ma lo dicono pubblicamente. Hanno detto sì, forse faremo una cittadella, stiamo riprendendo il progetto, ma la gente non sa. Qual è? Diciamo, in un'area, dovrebbe essere un'area che era stata individuata, credo, nella zona Scardina Ospedale, questa cosa qua. Ma ancora è tutto campanile, poi possibilmente lì ci sono le saline. Non sappiamo quello che succederà, ma qualcosa ce la debbano dire, sennò veramente andiamo tutti via, perché non si può negare di fare sport. No. Ma cioè, per questo... quando tu neghi una collettività di fare attività sportive, serve. E dice ragazzi, allora andatevene a cercarvi in piazza altre cose, perché questo è quando vieti di fare sport. Ma vogliamo dimenticare una cosa a me da fastidio sul piano umano, come cittadino, non perché insegno al liceo, perché non mi interessa proprio. Ma è possibile mai che i ragazzi del liceo, no perché è classico, non ha importanza, no, lo dico così, obiettivamente, espressionamente, devono fare educazione fisica dove? O nel campo Cosetto Carrubba, nome ormai diventato quasi un po', bisogna stare attenti quando lo si nomina, no? Oppure devono andare nella caserma Stampanone dell'area di Mare Sicilia, cioè la base militare, con tutte le tolleranze, che sopportano questa situazione. Ma è mai possibile che se ne fare così? Ebbene, lì ci sono, abbiamo fatto qualche tempo fa un video, abbiamo messo in rete riguardo alla palestra, anche lì da 20 anni, che così basterebbe buttare a terra quella
ormai quell'edificio è inutilizzato, è inutilizzabile ormai, e fa la palestra anche se volete con un pallone del suo stadio, volendo, anche quello, ma non con 500.000 euro come ha preso. I signori della provincia avevano previsto 500.000 euro, scherziamo, per un pallone del suo statico. Di quello il pallone del suo statico ormai è una struttura obsoleta. E allora, non è più allora dai ragione a me, io ero contrario, era contrario al pallone del suo statico, infatti. Il palaiono dovrà essere rimodernato, c'è anche un progetto muto, perché queste strutture non esistono più in Italia, devono essere abolite. A maggior ragione. Il tenso statico non esiste più. A maggior ragione, quindi allora dai ragione a me, perché ero contrario a questa soluzione. Volendo si potrebbero. Quindi quando i ragazzi non possono fare educazione fisica a scuola, se noi pensiamo che nelle scuole pubbliche americane hanno gli armadietti all'interno dei plessi, gli armadietti, anche se sono le peggiori scuole, hanno la palestra all'interno dove fanno basket o pallavolo, ditemi voi, questa è la situazione. Allora noi abbiamo possibilità di rimediare, noi possiamo solo pungere, solleticare, sollecitare e dare ampia risonanza. Ci vuole una protesta. Nel momento che ci vuole una protesta. Perché dei singoli, purtroppo, gli esposi, sì, come dici tu, qui ci vogliono le class action, ci vogliono le proteste, ci vuole la gente che non si può andare in 15 a protestare contro l'inquinamento. Qui ci vuole una rivoluzione di tutta la città, ma se non ci svegliamo, se non parte da qualcuno, cioè, la rivoluzione della città non c'è stata nemmeno per l'ospedale, esatto. Diciamo la verità, se non c'erano i ragazzi delle scuole, no? Di tutte le scuole, mi ricordo una volta eravamo appena in 20 quelli che eravamo in piazza Duomo. Però è anche vero una cosa, Giorgio, purtroppo a me costa dirlo, l'unica vera protesta che io ho 43 anni e l'unica protesta che mi ricordo di un certo effetto che c'è stata avuta è stata quella per l'ospedale 2 anni fa, quando c'è stato il blocco. Allora, giusto o sbagliato il blocco, se è stato fatto bene o male, però ha ottenuto, cioè dice, ma siamo stati penalizzati noi cittadini, ma ottenne una cosa però, quel blocco. Le coscienze si sono, come si possiamo dire, aperte, si sono risvegliate. Sì, perché Palaionio, quando ci fu poi la riunione che il sindaco doveva comunicare l'incontro col prefetto, quello che c'è, al Palaione non ho mai visto una folla del genere. Io ho seguito tutte le manifestazioni del Palaione, la gente straboccava, misero l'altoparlante fuori perché la gente prese coscienza. Ma come mai c'è sto blocco? Alla gente devi togliere qualcosa per farla svegliare, siccome non potevano andare manco a lavorare. Aspetta, ma ci stanno levando l'ospedale? Allora aspetta, andiamo a vedere cosa sta succedendo. E si riversano tutti quel pomeriggio al Palaione. Ma sì, si riversarono per vedere che futuro aveva l'ospedale. Massimo, la soluzione, ma è stata l'unica. La soluzione ottimale sarebbe stata quella di bloccare il porto, quella era la soluzione. Tu non toglievi niente dai cittadini, non li penalizzavi. Sì, ma non li svegliavi. Non credo. Avresti fatto danno al governo regionale o italiano, che una protesta ha senso e tu colpisci in qualche modo. Se no, autolesionismo. No, e comunque il risultato è stato che non abbiamo ottenuto assolutamente nulla. Quello è stato quello. Perché la gente diceva, perché poi dopo la gente non ha riprotestato? Perché poi ci si stanca. Se si fa una protesta, ma c'è appunto una persona che si mette a capo e dice risolviamo tutti i problemi del Muscatello, e poi Lombardo e Russo con il loro decreto vanno comunque avanti, nonostante il popolo, la gente poi si sfiducia. Non si può andare sempre a protestare quando si capisce, ormai si è presa coscienza che è a livello regionale a Palermo che hanno deciso. Certo, e quindi non si poteva allora fare più niente. Posso ricordare, tranne cose eclatanti, ti posso ricordare, tu hai 46 anni, hai detto 43, ancora sei molto giovane. Marco Patti forse un po' di più, Di Silvestro ancora ragazzino. Ma io voglio ricordarvi, il 28 dicembre del 60, esatto. 28 dicembre del 60, c'era stato già un decreto ministeriale per assegnare a Priolo, allora frazione di Siracusa, e quindi a Siracusa, la giurisdizione amministrativa del porto di Augusta. Sostanzialmente doveva essere spaccato in due, ovviamente non fisicamente, dal punto di vista della giurisdizione, quindi delle mani, no? Dell'area di controllo. Allora, ci fu un movimento di popolo, ma guidato allora dal vice sindaco Saraceno. Il sindaco si mise in malattia diplomatica, ma tutti quanti fecero corona. C'era il liberale Aiello, il monarchico Inzonia, c'erano dei leader forse. Tutto il consiglio comunale, tranne il diplomatico sindaco, il cui nome è Bordonaro,
per la storia, e il popolo reagì perché ci fu un'automobile che passò con l'altoparlante a dire sciopero per il porto, chiudete tutto. La serrata fu generale delle attività che c'erano all'epoca, certamente non come oggi e non come quella volta quando di sabato mattina, l'abbiamo ricordato prima, i ragazzi protestavano ma la gente era dentro i bar, c'era la manifestazione, i negozi aperti eccetera. Allora ci fu la serrata, ci fu l'occupazione della linea ferrata, il passaggio a livello, le testimonianze ci sono storiche, fotografiche, oltre che personali, io me lo ricordo bene, anche se ero ragazzino me lo ricordo bene, e poi ci fu il blocco del porto, soprattutto questo, il blocco del porto. Il ministero chiamò subito, andò una delegazione, tra queste vedi chi c'era, l'allora direttore della Banca Popolare di Augusta, che abbiamo perso, anche lì, per altre ragioni abbiamo perso anche quella, Garcia si chiamava, e il ministro fece marcia indietro, e il porto ancora non l'abbiamo perso. Però rischiamo di perdere anche la presidenza dell'autorità portuale, se non provvediamo in tempo. Abbiamo già perso quasi tutto, sì. No? Cioè abbiamo perso l'agenzia delle entrate, anche la dignità, i giudici di pace li stiamo perdendo. L'abbiamo fatto con disimpresto un video a ottobre, quando è stato a ottobre, per quanto riguarda i giudici di pace, non abbiamo... no, l'abbiamo fatto a ottobre, ebbene, e fra 2 mesi chiudono, ad Augusto non avremo più giustizia, non avremo più. In un posto, mi ricordo adesso se è Milazzo, hanno protestato gli avvocati davanti al TAR, e il TAR ha obbligato il ministero, perlomeno adesso vedremo cosa succederà, a ripristinare l'ufficio dei giudici di pace. Voi mi dovete dire come si può fare. L'ufficio delle entrate, perdonami, poi parlerai tu. L'ufficio delle entrate c'era ancora il sindaco Garrubo, comunque c'era il signor Lamattina si chiamava, sì. Aveva chiesto un semplice locale per mantenere una dipendenza ad Augusta, visto che non poteva mantenere per la cosetta spending review tutto l'apparato, no? Giusto? E non è stato dato un locale, quando noi i locali li abbiamo. Io ho parlato con l'ammiraglio Camierini, comandante di Mare Sicilia, la foresteria della... Vi ricordate quella zona del mercato, della foresteria, sì, che è della Marina? Sì, vicino alle poste. Mi ha detto, lo ripeto ancora una volta, non so quante volte l'ho detto, Camerini, Roberto, contrammiraglio, comandante della Sicilia, se il comune ci fa la richiesta, noi gliela cediamo. Anche perché è un onere, mantenere o comunque avere il controllo o la sorveglianza. Si sarebbe potuto fare lì. Lì altre cose. I carabinieri devono andarsene via da lì, presto o tardi andranno via. Anche perché la caserma, anche quella nuova, è insomma bloccata per ora, ma andranno via e lasceranno tutto quell'ex convento. E che facciamo? Il tribunale è andato via da là, la piazza delle Grazie. Allora ditemi voi, a questo punto la responsabilità, la signora Librizzi è un prefetto in carriera o perlomeno sta finendo la carriera, potrebbe finire in bellezza. La signora Cocciuffo è un viceprefetto in servizio a Ragusa, potrebbe anche lei essere... in qualche modo ricordate anche l'altro, il Guglisi, non lo so, potrebbe anche lasciare un ricordo, io vorrei tanto lasciare un ricordo positivo, se ci riusciamo, ognuno di noi credo, no? Penso, vabbè, questi forse non hanno interesse, forse le stanno fischiando proprio perché non sono di Augusto e quindi non hanno interesse. Però appunto dei cittadini dovrebbe arrivare quella risposta che allora, hai detto tu. Ci hanno tolto tutto, in altri posti hanno protestato, ora leggo per il discorso dell'inquinamento Milazzo e Gela stanno facendo qualcosa insieme per quanto riguarda chiedere danni e cose varie, cioè l'ospedale in molti paesi stanno asserragliando, Mussomeli, Nicosia, qui tutto tace e c'è un'apatia, una cappa che proprio sovrasta la città, allora, dei cittadini. Noi abbiamo i ragazzi tutti iscritti in Ante d'Augusto, no? Fra qualche anno non iscriverò più ragazzi in Ante d'Augusto. Quello è stato l'inizio, secondo me. Se vanno all'infine, attenzione, se ci vanno a Catania. Giorgio, il punto nascita è stato l'inizio di tutto il declino degli ultimi anni. Quello è stato veramente uno smacco, diciamo, insopportabile, che non si doveva assolutamente... Mai, non bisognava scendere su... Un reparto storico dell'ospedale di Augusta, venivano da fuori
e c'erano delle figure, e tu sai benissimo. Vabbè, il professore Baci, diciamo, storicamente è stato lui che ha portato il reparto a livelli di eccellenza. Perché non mi pare che l'Umberto I abbia sotto questo punto di vista chissà quali problema. E io sono nato a casa, ora forse non è più possibile nascere a casa, io vi devo dire. Io e i miei fratelli siamo nati a casa. Dopodiché poi io volendo potrei ritornare e dire, no, perché non nasciamo a casa? Perché non si deve nascere a casa? In America c'è gente che nasce in mezzo ai domestici, c'è una vasca e i bambini nascono in acqua. Cioè voglio dire, sono tecniche innovative e noi ce l'abbiamo dopo. In Italia. Infatti qualcuno a Siracusa critica, però è privata. È privata. Giorgio, però per andare in un altro argomento sempre di demeriti, questo può servirci una cosa alla visione ospedale. Così si nascondono i dati sulle malformazioni, sulle cose. Ecco, adesso così nessuno può dire, ma non si sa, adesso non è tutto nascosto. L'osservazione è giustissima. Però a Gela è nato un bambino, malformato. Sì. Guarda caso, a Gela. Sì. Io ricordo qualche anno fa un bambino con due teste, un mostro, lo avevano definito, a Gela è nato. Ad Augusta abbiamo quei dati lì. Quindi per loro forse è meglio che questo non ci sia più punto nascita. L'osservazione è giusta, però scusate, voglio dire una cosa. Io sono stato a Gallipoli, una cittadina che ricorda Augusta, nel Salento, in provincia di Lecce. Lì hanno un museo, non è della piazza forte come il nostro. No, noi abbiamo una tradizione bellica. Lì hanno un museo civico dove ci sono feti, vi giuro, impressionanti, sotto spirito. E sono feti malformati. Deformi, proveniente da tutte le parti d'Italia, ma quelle ci sono. No, voglio dire, parliamo poi di casistica. E lì fanno vedere una cosa, ripeto, impressionante. In formaldeide, sotto quello che dite voi, sotto spirito, insomma, però è un museo degli orrori, è un museo di curiosità. Non è detto che per forza arrivate da altre zone. Può darsi invece che queste industrie inquinino. Nel sottofondo, proprio nel senso che noi beviamo che l'acqua inquinata, e da questo punto di vista non dimentichiamoci. Il sottosuolo lo stavo per dire. Ma Marco Patti, dove lavora Marco Patti? Io lavoro alla Sasol. Alla Sasol, che è uno stabilimento. Bene, non ci sono i grossi serbatoi. A me l'hanno detto persone che lavorano. I serbatoi dovrebbero essere cambiati. E che comunque sono strapieni e che hanno perdite del sottosuolo, allora, di carburante. A Melilli, alla Sicil Fuel, zona Sicil Fuel. Allora, vogliamo fare pubblicità. Stiamo entrando in un campo molto complesso, nel senso che purtroppo le industrie che esistono nel nostro territorio non producono profumi, non producono né cioccolata né latte in polvere. Diciamo che per le lavorazioni che hanno gli impianti petrolchimici ma è la manutenzione che conta, è la manutenzione. Ma è tutto un sistema di cose, perché se ci si focalizza solo alle emissioni in atmosfera o solo nelle perdite del sottosuolo o l'inquinamento delle acque, si fa un lavoro che è a settori. Diciamo che quando si intraprende un discorso di questo genere si deve guardare ad ampio raggio, ci sono delle emissioni che non possono essere controllate, vedi quella dei serbatoi per esempio di prodotti leggeri, che uno magari vede il fumo da una ciminiera e si allarma, mentre magari è un po' è come l'emissione del pulviscolo delle macchine diesel, mentre nel contorno esistono le emissioni fuggitive non controllabili e non controllate di prodotti anche magari più pericolosi o addirittura cancerogeni rispetto all'emissione che uno vede o dal fuoriservizio che si allarma perché alla vista è molto più eclatante, e invece sono quelle poi le cose che incidono. Poi sul fatto delle perdite nel sottosuolo, sicuramente per esserci degli idrocarburi in alcune zone o in dei pozzi, sicuramente da qualche posto ci sono andati. Ora, no, qua non si può parlare né di Sasso né di esso, né di in generale, io volevo fare un riferimento al problema sanitario che dicevamo, abbiamo perso la pediatria. Io voglio fare un accenno a uno dei diciamo di quelli là che sono stati gli emblemi della lotta contro le malformazioni o contro l'inquinamento, che il nostro carissimo è ormai andato, voglio dire, a riposarsi in C
cielo il nostro dottore Franco, che diciamo che ha fatto delle battaglie speriamo di arrivarci, ha fatto delle battaglie contro l'inquinamento e contro le indagini sulle malformazioni nella scoprire. Anche perché lui era in prima linea all'ospedale, perché era il pediatra diciamo di riferimento nella nostra struttura ospedaliera, era una persona molto affidabile sia dal punto di vista professionale. E allora, visto che abbiamo ricordato, ricordiamo l'ultima sua indagine riguardava la presenza del mercurio. Il mercurio nei capelli, quindi bisognerebbe anche sottoporsi a uno screening. Pare che però lo stiano facendo. Qualcuno è stato chiamato. Giorgio, per arrivare che dicono di stringere, per arrivare diciamo dove siamo partiti. Ora io giustamente non sta a me dire se 60 anni fa è stato giusto impiantare le raffinerie o no, però cioè abbiamo questa raffineria, il territorio, l'equazione territorio più inquinato d'Europa o d'Italia e impianti sportivi zero. Non c'è un teatro comunale, non ci sono zone. Questa equazione stride troppo, è insopportabile. Si potrebbe fare. Non è detto che non possiamo vivere con le raffinerie, ma che facciano i servizi? Cioè, che non facciano andare i ragazzi fuori perché qui non si può stare. Che almeno come compensazione. Ma è chiaro! Le raffinerie, io non voglio dire che sono le raffinerie, ma la politica, i cittadini devono chiedere una città vivibile. Perché non è possibile, siamo noi stessi a dover chiedere, perché non può essere che si esce, si respiri la puzza e poi però non puoi fare sport, è una cosa inconcepibile, cioè non esiste. Tu ti incazzi così e fai bene a incazzarti, il problema è che adesso giustamente dobbiamo ricordare, e stiamo per chiudere, ci dobbiamo dimenticare, che c'è gente che è disoccupata, a parte lo sport, l'altro giorno in raffineria. Vogliamo dire qual è la raffineria? No. Lo possiamo dire o no? Lo possiamo dire? La S, dato per dire. Ci sono stati blocchi di due ore, perché c'era una certa situazione che riguardava il proprio lavoro. Il lavoro che non il lavoro che stato, pare cioè. Vogliono prolungare il lavoro per gli anziani, i servizi e non dare i giorni. Pare che ci siano persone di altri paesi che qui non trovano lavoro, i nostri no. Mentre se vai a Gela, quelli che vanno lì, se non sono gelesi, non vengono ammessi, forse sono più spiritosi di noi, per dire più esperti di noi siamo babbi. Vabbè, questo per ricordare un vecchio detto, questa si la usa provincia babba. Batto su, bravo, provincia babba. Una volta si diceva. Adesso però, tu hai fatto bene a incazzarti, bravo, Marco Matto è stato più calmo. Io forse ho preso anche un po' di camomilla, ero più calmo. Ma in ogni caso sai perché mi incavolo Giorgio e poi fai bene. Io è dal 90, da quando c'è stato il terremoto, che mi incavolo, perché è stato deciso che qua c'è gente che deve fare la morte del, cioè siamo carne da macello, e quindi quando c'è un insediamento industriale è chiaro che chi ci vive attorno viene sacrificato. Ma ce lo dicano chiaro, se non si può vivere ad Augusta, ci dicono non potete vivere. Dire, no, perché tu ti ricordi quando dire. Ci fu il terremoto cosa dissero? Dissero devo a 50 chilometri dall'epicentro 50 chilometri. Mi sta sfumando. Buonasera, grazie.